Siamo contenti di essere qui di nuovo con i nostri ormai colleghi e amici di Generazioni Connesse, con i quali abbiamo appunto concordato l'organizzazione di questo bel evento, Educare nel futuro, esperienza digitale e metaverso, con il professor Roberto Maragliano, che siamo molto felici di accogliere qui con noi. È un argomento sicuramente che richiederà anche ulteriori approfondimenti in futuro e tra l'altro il tema dell'anno per i twinning nel 2023 è proprio l'innovazione nella didattica e nella scuola, un tema molto ampio che potrà essere affrontato da vari punti di vista e speriamo anche magari in collaborazione col professore anche nuovamente nel prossimo anno. Poiché siete tantissimi e abbiamo visto che tanti in realtà più di metà non conoscono i twinning, non sono registrati nei twinning, faremo una brevissima introduzione giusto per dirvi, per spiegare qual è il contesto in cui abbiamo questo webinar oggi, poi passerò la parola al dottor Vespoli di Generazioni Connesse e poi lasceremo tutto lo spazio necessario all'intervento interessantissimo del professore. Le domande verranno raccolte attraverso un Google Doc il cui link vi metteremo in chat. Quindi potete via via anche durante il corso del webinar fare le vostre domande e alla fine avremo un'ampia sessione col professore per rispondere alle vostre domande. La chat la lasciamo un po' più per le reazioni a caldo e per eventuali problemi tecnici, anche se appunto le istruzioni che vi sono state mandate sono molto dettagliate. Comincio subito, senza rubare altro tempo, per presentarvi Twinning. Twinning è la comunità online di docenti di tutte le scuole d'Europa e oltre, che vive intorno a una piattaforma online, quindi un ambiente online, dove gli insegnanti possono incontrare altri colleghi, scambiarsi idee, realizzare progetti di collaborazione, fare formazione, ricercare partner non solo per progetti Twinning, ma anche per progetti Erasmus e altri tipi di collaborazioni, sperimentare insieme, trappare altri docenti, partecipare a tantissime occasioni di formazione gratuita. È un'azione finanziata dalla Commissione europea, quindi è totalmente gratuita per il docente, e non ci sono finanziamenti che vengono dati alle scuole, ma servizi, piattaforme e tutta una serie di possibilità. Ha i numeri grandissimi, questi sono i numeri a maggio del 22, quando la piattaforma è passata dalla vecchia piattaforma Twinning alla nuova, per esigenze di uniformare, diciamo, dal punto di vista tecnologico delle piattaforme europee, quindi eTwinning è passata all'interno della piattaforma standard europea. Questo passaggio, come qualcuno di voi probabilmente saprà, ha avuto qualche problema tecnico, che è un problema che speriamo sia in fase di risoluzione. Quindi ancora la piattaforma non è ancora come era prima, diciamo, è un pochino ancora instabile e non funzionale, ma siamo certi che nell'arco del 2023 tutto tornerà ad essere come prima, anzi speriamo anche meglio. I numeri, dicevo, sono impressionanti. Dal 2005, l'anno in cui è nata l'azione, siamo arrivati a oltre 1 milione di docenti e l'Italia rappresenta un buon 10%, quindi oltre 100.000 docenti in Italia, e sono veramente tanti. Siamo tra gli altri tra i paesi più attivi in Europa, siamo come numerosità, veniamo giusto dopo la Turchia, ma anche come attività, quindi come progetti, siamo veramente molto attivi. Dicevo, oltre all'Europa, ci sono tutti gli altri paesi che sono anche già nel programma Erasmus. E oltre a questo ci sono tutta una serie di paesi vicini, diciamo, confinanti, con i quali si può già collaborare online, come Libano, Moldova, Tunisia, Giordania, Georgia, Azerbaigian, Armenia, quindi tutta una serie di paesi anche che oltre l'Europa. E quindi è una rete di persone, una community, una comunità di pratica ed è incentrata proprio sul docente. Quindi voi che siete docenti, ho visto il 90%, oltre il 90% dei partecipanti sono docenti, quindi è proprio una piattaforma fatta per voi in cui la registrazione è individuale, voi vi potete registrare in quanto docenti, non registrate la scuola nel momento in cui entrate nella community, voi lo fate a titolo individuale, siete liberi di farlo e senza
comportare, diciamo, nessun obbligo per la scuola. Semplicemente i dati della scuola ti vengono richiesti perché noi controlliamo uno a uno tutte le registrazioni, quindi è un ambiente sicuro, protetto, la partecipazione è libera, potete entrare anche partecipando solo magari a qualche evento di formazione o anche solo curiosando, oppure avendo un tipo di impegno progressivamente sempre più impegnativo. Il livello di entrata è qualsiasi, non si deve essere necessariamente docente di lingue, non si deve essere esperti delle tecnologie, ma veramente basta poco e si può entrare al proprio livello facendo poi quello che si desidera fare. Ci sono tutta una serie di livelli a cui entrare, c'è una parte pubblica, una parte che adesso appunto si chiama ESEP, che è European School Education Platform, a cui tra l'altro possono accedere registrandosi tutti gli utenti, quindi non solo i docenti. Questa parte qui è pubblica, potete registrarvi se siete anche professori universitari, università, associazioni, quindi è veramente per il più ampio mondo che collabora anche con la scuola. Se poi siete docenti avete la possibilità di registrarvi anche nei Twinning, che quindi è un livello sotto o sopra, a seconda, ed è la community per i docenti, e dove poi all'interno ci sono tutta una serie di cose che si possono fare in quanto docenti e da cui poi si accede anche a livello ulteriore, che è quello della classe virtuale, dell'ambiente online dedicato alla vostra rete di docenti, al vostro progetto. Quindi questo è ESEP, come vi dicevo, il primo step a cui registrarsi facendo un EU login, che è appunto questa EU, questa sorta di SPIN europeo, questo accesso unico a tutte le piattaforme online europee. Già qui ci sono tutta una serie di occasioni di sviluppo professionale, possibilità di fare networking, di consultare un database, mentre ancora di più in quanto docenti avrete tutta una serie di opportunità se entrate poi nella community dei e-twinning, in cui poi si possono fare progetti, si possono creare dei gruppi per delle reti, partecipare a delle occasioni di sviluppo professionale riservate proprio ai docenti e-twinning, e tutta una serie di attività che poi spero avrete modo di navigare. In particolar modo ci sono questi ambienti che sono il Twin Space, che è la classe virtuale, che poi è anche simile a quella del gruppo. Sono degli ambienti online dedicati, chiusi, che sono, diciamo, accessibili solo alle persone che fanno parte di quel gruppo o di quel progetto, che corrispondono a una classe virtuale con tutta una serie di strumenti che vi permettono di collaborare a distanza. I progetti Twinning sono poi il cuore di eTwinning per quanto riguarda appunto la community dei docenti, e sono queste sorta di gemellaggi online a distanza in cui c'è una totale flessibilità in quanto è gestito dai docenti, sia per quanto riguarda le tempistiche, tematiche, non ci sono nessun tipo di vincolo burocratico, non ci sono vincoli temporali, lo potete aprire e chiudere quando volete, con chi volete, trattando qualsiasi tema, l'importante è mettersi d'accordo, quindi in pratica è una collaborazione a distanza tra classi, tra scuole italiane e o estere, usando le tecnologie per comunicare, chiaramente una lingua veicolare laddove il partner dovesse essere un partner straniero. Con tutta una serie di supporto, service, desk a disposizione, tutta una serie di riconoscimenti e premi anche per valorizzare le buone pratiche e la totale appunto flessibilità di cui vi parlavo. Quindi chiaramente è integrabile e integrato in genere con anche altri progetti, tra cui quelli Erasmus, e serve anche a potenziare iniziative come Erasmus, sia per la ricerca partner, ma anche laddove avete un K2, per esempio un progetto con altre scuole, si può usare Twinning, usare tra virgolette, per collaborare a distanza tra una visita e l'altra, per fare delle cose anche al di là delle mobilità fisiche. Si possono trovare partner per il job shadowing, i corsi di formazione, la possibilità di collaborare a distanza, di utilizzare un gruppo per raccogliere, per esempio, tutti i documenti della formazione del
K1 o del K2, quindi è facilmente integrabile. Quindi se siete docenti vi invitiamo assolutamente ad iscrivervi, si parte dallo School Education, questo link che vedete, ESEP, e vi consigliamo anche di andare sul nostro sito, che quello diciamo è rimasto invariato e contiene etwinning.it tutta una serie di informazioni anche sulla nuova piattaforma, adesso che è cambiata. E quindi niente, non rubo altro tempo e passo innanzitutto la parola a dottor Vespoli, che è project manager di Generazioni Connesse presso il Ministero e con il quale ormai collaboriamo da anni e ho il piacere appunto di avere ospite qui. Passo la palla, eccoci qua, e la parola. Buonasera. Sì, allora, ecco. Si sente? Sì, si sente e si vede, perfetto. Perfetto. Buonasera a tutti e grazie per, insomma, per la disponibilità. Prima di tutto volevo appunto ringraziare Indire che ci ha dato l'occasione di fare questo seminario. Poi permettetemi di ringraziare anche la dottoressa Deiana, che è la dirigente dell'ufficio secondo, che coordina questo progetto, e anche vorrei ringraziare la dottoressa Palermo, che invece è il direttore generale della Direzione per lo Studente. Il progetto, penso che molti iscritti a questo webinar lo conoscano, perché ho visto anche io le statistiche, sono venuti a conoscenza tramite la mail list del progetto. Comunque è un progetto che il Ministero coordina insieme a partner del consorzio, che non sto qui a nominare perché rischierei di dimenticarne qualcuno, però che voglio anche ringraziare. Consentitemi in ultimo di ringraziare il professor Maragliano per questa occasione che ci dà di approfondire questa tematica con noi, con voi, e rispetto a questo nuovo strumento che è il metaverso e che insomma, ci dà nuove occasioni per lavorare online, per vivere internet e per utilizzarlo al meglio. Perché? Perché il progetto SEFE Internet ha proprio questo obiettivo di educare consapevole all'uso, al miglior uso che si può fare di Internet in maniera consapevole appunto, e aiutare i ragazzi, i nostri studenti, i nostri figli, parlo, non sono un docente ma parlo anche come genitore, per aiutare i nostri figli a utilizzare e a poter sfruttare al meglio Internet, perché è uno strumento che pensiamo spesso di conoscere, anzi proprio mi ricordo i primi anni in cui il progetto Internet ha insomma, cominciato a realizzare le attività previste, si parla ancora oggi forse di nativi digitali, no? Però questa ha creato della confusione, pensando che il nativo digitale fosse in grado di utilizzarlo in automatico, lo strumento, in maniera adeguata. Questo è stato un errore di valutazione che in tanti adulti abbiamo fatto, pensando di poter dare uno strumento ai nostri figli perché erano nativi digitali. Invece quello che abbiamo capito è che una cosa è la conoscenza tecnica dello strumento, altro è la conoscenza consapevole e l'utilizzo al meglio dello sfruttamento, ecco, delle potenzialità che questo strumento può darci. E allora questo è l'obiettivo del progetto e di questi seminari. Ce ne saranno diversi che abbiamo in programma, alcuni speriamo di poterli fare anche in presenza durante il prossimo anno, in tutto il 2023, avremo
altri quattro seminari con tematiche sempre interessanti come quella di oggi e che ci potranno appunto dare degli spunti di riflessione, certamente non esaurire le domande, ma porci insieme domande per aiutarci appunto a sfruttare queste tecnologie e poi aiutare i nostri figli, i nostri studenti, anche loro a sfruttarle al meglio. Io non voglio rubare altro tempo e ringrazio il professore ancora una volta per la sua disponibilità e vi saluterei. Perfetto, grazie mille. Scusate, non trovavo il microfono. Eccoci, allora, Grazie. benissimo, allora riprendo un attimo, ecco, no, cosa se me la devi, anzi, dalla pure direttamente, vai, se vuoi andare sulla presentazione del professor Maragliano e dare subito la palla a lui, tanto ora diamo la parola, al professore. Che appunto ancora una volta ringrazio per aver partecipato, ha consentito di partecipare, grazie all'invito anche appunto dei colleghi di Generazioni Connesse. Il professore in realtà non ha bisogno di presentazione perché lo conosciamo un po' tutti, se diciamo giriamo intorno al mondo della scuola, professore universitario già a Roma 3, ma anche mi ricordo in realtà anche a Firenze, se non sbaglio, perché ai tempi qui ero anche io. L'Università di Lecce, Roma Sapienza, e quindi comunque insomma un esperto dell'innovazione per noi e della didattica, e quindi siamo noi stessi molto contenti e curiosi di seguire questa lezione, anzi grazie mille per aver accettato. Non rubo altro tempo, così passiamo alla presentazione. Se vuole andare lei cliccando su la presentazione dove vede Maragliano, così poi da lì. E avevo già cliccato, dovrebbe essere Sì, pronta. è già lì, professore. Sì. Però non. Non è visibile perché ci deve andare adesso che ha la palla. C'è qualche problema, No, professore? prendila tu la palla un attimo e vai sulla presentazione e poi Non. andiamo. Sono già alla presentazione, ero già Io con. non la vedo sul mio schermo. No, non la vede, ci devi cliccare sopra, è accanto, sopra il numero 01, cioè Maragliano. Prendo io un secondino, professore, non si preoccupi. Ecco, vai, è meglio. Perfetto, vai, se ora riparti la palla rimane. Eccoci, grazie professore, scusi. Ok, no, ci mancherebbe, sono problemi normali. Non mi vedo, ma è normale che non mi veda, no? Immagino. Ok. No, come video. Ha acceso la webcam, che in effetti non la vedo neanche io. Provi un attimo a accendere la webcam. Ecco, dai, che forse ci siamo riusciti. Ecco, ora la vedo. Ottimo, Perfetto. benissimo, tutto bene. Grazie. Scusate, ma sono, come dire, contatti normali questi. Il bello della diretta, se no. Sì, avendo a che fare sempre con ambienti leggermente diversi, poi capitano queste cose. No, beh, abbiamo perso soltanto un minuto, cercherò di recuperare, premettendo che queste che io vi propongo sono degli appunti che assolutamente non vogliono indirizzare verso dei comportamenti didattici, ma vogliono invece aiutare a riflettere voi stessi, tra di voi, con me e con chi volete, su che cosa ci sta capitando. Per cui inizio subito dalla fine del ragionamento. Di solito diciamo quali sono i pericoli? No, voglio partire invece dalle opportunità. Allora, e lì c'è un elenco, lo potete leggere, delle opportunità del metaverso.
cioè che il metaverso ci dà uno spazio dentro le quali ci sono dei contenuti di vario tipo, prevalentemente in 3D, questo è l'aspetto che colpisce, che possiamo condividere come utenti in modo assolutamente efficiente, e quindi dentro questo spazio virtuale noi possiamo incontrarci con gli altri, scambiare opinioni, fare delle cose senza che ci siano dei limiti geografici o temporanei. È chiaro che tutto questo, una volta realizzato, dà un contributo importante, no? all'educazione online, al marketing, perché anche questo aspetto non va dimenticato, alla formazione professionale. Quindi siamo nel nostro, diciamo, queste sono le opportunità. I rischi del metaverso sono quelli classici, no? dello stare in rete, cioè i limiti di sicurezza, i limiti sulla privacy, una fiducia eccessiva che uno può dare nei confronti di ambienti digitali che sono presentati come liberi, che sono presentati come protetti, ma che poi nascondono, diciamo così, delle insidie, degli interessi anche di tipo economico. Cioè, pensate a, diciamo, come noi siamo diventati tutti utenti di una rete gratuita che poi mano a mano, come dire, ci ha abituato a pagare, sempre poco, ma comunque pagare. E quindi lo squilibrio tra aspettative di un certo tipo e risultati di un certo tipo. Di solito poi di fronte alla novità tecnologica le aspettative sono limitate, nel senso che uno dice, vede prima di tutto il pericolo e poi invece i risultati sono importanti, per cui poi le cose cambiano. Ecco, si potrebbe discutere tutto questo, no, non, scusatemi, ma non ho nessuna intenzione di discutere questi aspetti qua, anche perché immagino che voi penserete che io, come dire, in quanto studioso, anni e decenni passati all'università, abbia determinate idee che sono il frutto della mia ricerca, tutte queste belle cose, quindi giustamente potete accettarle, non accettarle, eccetera, eccetera. Niente. Mi interessa invece fare un passo, come dico qua, chiedervi, aiutare voi stessi a chiedere, ma da dove vengono fuori queste idee, questo elenco delle opportunità, questo elenco dei rischi. Allora, cosa possiamo fare per dare una risposta, diciamo, a questo interrogativo che io pongo per voi, ma me lo sono posto all'inizio, no? Da cui diciamo queste slide che ho preparato, che partono dalla conclusione. Cioè questo è il acquisito, che questi sono gli aspetti positivi e questi sono gli aspetti negativi del metaverso. Da dove nascono queste idee? Per dare una risposta all'interrogativo devo fare qualche passo laterale o forse addirittura qualche passo indietro. Quindi non parliamo del metaverso propriamente detto e soprattutto non parliamo di macchine. Perché sono un po' ossessionato veramente da questa attenzione esclusiva alla macchina, pensate al cellulare, no? Continuiamo a prestare attenzione al dito e ignoriamo ciò che dal dito è indicato, no? Cioè, qui dobbiamo fare uno sforzo per superare questa attenzione al dito e passare invece ad una attenzione comprensiva della luna. Cioè qui non è il problema del utilizzare o no la macchinetta, che può essere il cellulare, che può essere la lavagna, che può essere il computer. No, qui il problema è che tipo di esperienza, che tipo di conoscenza, che tipo di sensazione passa attraverso questo tipo, questa modalità, ecco, dell'essere in rete, dello stare in rete, del vivere della rete. Se non diamo, come dire, una qualche risposta a questo interrogativo, una qualche risposta impegnativa, cioè dobbiamo smetterla di dire quello è virtuale, considerando il virtuale come l'opposizione al reale, ma che cos'è il reale, che cos'è il virtuale? Io sono problemi filosofici mica da poco che non possono essere risolti con questa dicotomia, questo è vero, questo è falso, questo è reale, questo è virtuale. No, assolutamente.
Ecco, se non ci misuriamo con questa realtà, questo elemento che ormai è la nostra realtà, finiamo, come dire, col tradire la nostra stessa esigenza di educare, allora, di formare. Allora, il mio ragionamento si rivolge essenzialmente a voi educatori, alla vostra parte di educatori, che prima di tutto deve fare i conti con la propria identità, cioè come riesco io a educarmi, come posso poi educare se non mi sono prima educato, cioè come posso ragionare di luna se poi io non ho fatto un ragionamento sulla luna e continuo invece a fare, diciamo così, ad adottare degli schemi di tipo sì o no per quanto riguarda lo strumento. Ecco, quindi con quel sapere, con quell'esperienza, con la dimensione, diciamo anche filosofica se volete, del digitale, del mondo del digitale, dell'universo digitale, dobbiamo assolutamente fare i conti. E io spero che anche queste cose che dico servano appunto ad appurare questo aspetto, che il metaverso è un'articolazione di uno sviluppo generale, diciamo così, dell'esperienza digitale, che è sempre più digitale e reale contemporaneamente, e quindi non è una faccenda di strumenti, di visori, di attrezzature, di tecniche, di soldi, di spazi, eccetera, eccetera. Questo è un secondo problema, un problema laterale, perché in primo luogo, ed è lì che ci dobbiamo misurare in quanto, lasciatemelo dire, intellettuali, perché svolgiamo una funzione, in quanto docenti svolgiamo una funzione intellettuale, quindi dobbiamo essere intellettuali con noi stessi e quindi intellettualizzare l'esperienza che facciamo o che intendiamo far fare ai nostri ragazzi. Quindi il metaverso pone un problema di tipo identitario relativo all'uomo, relativo all'antropologia, in quanto coinvolge l'aspetto mobile dell'uomo, il movimento, qualcosa che già esiste, il sapere in movimento, l'esperienza in movimento, un qualcosa che già esiste attorno a noi, dentro noi, e che postula delle concettualizzazioni di tipo diverso, perché noi siamo abituati, quando parliamo di saperi scolastici e li associamo alla forma libro, perché il libro, come dire, nasce insieme alla scuola storicamente e si sviluppano assieme, però adesso stiamo assistendo, come dire, ad una crisi contemporanea sia della forma libro, anche dello strumento libro, sia della forma scuola, perché il mondo oggi produce tante altre modalità di diffusione del sapere e perché diciamo, la scuola soffre un po' di queste altre modalità che colpiscono anche l'editoria, che colpiscono anche il libro, che colpiscono appunto l'idea diciamo, che il sapere fondamentale passi di lì, se ci pensate, proprio una cosa drastica, proprio per tranchant, nel giro di pochissimo tempo, calcolabile in mesi, non neanche in anni, ma in mesi, sono scomparsi recentemente due fondamenti materiali della cultura tramite libro, le enciclopedie, pensate all'enciclopedia Treccani, pensate all'enciclopedia britannica, pensate a qualche cosa di immobile, no? A qualche cosa di fisico, diciamo di deposito garantito di sapere, di solito lo vedevamo, no, dietro all'intervento degli intellettuali e soprattutto dei politici. Beh, questo mondo è improvvisamente scomparso ed è stato sostituito da qualche cosa di estremamente mobile, perché quando parliamo di Wikipedia facciamo riferimento ad un'enciclopedia che non solo si evolve ogni giorno, ma che anche nei contenuti evolve ogni giorno, cioè una pagina con un lemma il giorno dopo la trovo diversa. Quindi vedete, questa trasformazione colpisce proprio il cuore del sapere. E stiamo parlando adesso di sapere scritto, immaginate se poi a questo aggiungo le immagini, i suoni, eccetera, eccetera. Ecco, di questo io voglio parlare, di una faccenda antropologica che
non nasce adesso perché c'è la prospettiva del metaverso, ma che va dentro la quale stiamo da un bel po' di tempo. Come, se non come docenti, certamente come individui, come uomini e donne che vivono il loro tempo e nel loro tempo. Questo pensiero adeguato per pensare queste cose di cui sto dicendo, lo possiamo conquistare non già ponendoci in un livello superiore dicendo ah io quelle cose lì mai perché sono cose sbagliate o comunque perché ho letto dei manuali, ho letto dei saggi in cui c'è bisogna fare attenzione ai pericoli eccetera eccetera, quindi non criticando astrattamente il rapporto con l'intelligenza di questo sapere, l'intelligenza del futuro o secondo me già presente metaverso. Ecco, non sono cose che possiamo risolvere dicendo sì o dicendo no, ma sono cose che possiamo imparare a gestire anche in senso critico facendone un'esperienza di che tipo? Un'esperienza pensante, cioè un'esperienza non scissa dalla capacità di concettualizzare. Quindi bisogna starci dentro e contemporaneamente lavorare a concettualizzare l'esperienza. Perché se questo non lo facciamo, costruiamo, anzi di fatto subiamo, un conflitto insanabile tra noi, portatori adulti, portatori di un modello di sapere definito, sicuro, stabile, sì, stabile come l'enciclopedia di cui parlavo prima, e loro invece testimoni, attori di un modello in definizione e quindi rischioso, ambiguo, non garantito di sapere. No, qui il problema è che loro e noi siamo ugualmente dentro questo spazio che è uno spazio di continua, profonda trasformazione. E quindi facciamo tutti difficoltà, loro perché sono giovani e quindi non sono ancora scolarizzati, noi ancora di più perché siamo scolarizzati ma ad un altro mondo, ecco facciamo difficoltà a trovare dei concetti adeguati, diciamo per misurarci con questa che è una realtà ormai comune. Andiamo avanti. Guardate, lo schema che io... di alcuni concetti fondamentali che io vorrei adottare e che bisognerebbero però di, come dire, di maggiore tempo, quindi come è stato detto forse ci rivedremo un'altra volta e allora ci ritorneremo, però consentitevi di presentarli come molto tranchant. Lo schema generale che io propongo, ma non io, mi rifaccio poi a tutta una letteratura, che non è diciamo, soltanto letteratura scientifica, è anche letteratura in senso stretto, cioè esperienza, no? Esperienza estetica che noi stiamo facendo, che tutti noi stiamo facendo. La differenza, ecco, io voglio aiutarvi a come dire, vedere, a sentire, la differenza viene forte proprio di fronte all'opera d'arte, da una parte la contemplazione, dall'altra parte la partecipazione. Più volte è stato detto, no, che l'opera d'arte nello schema, nella società della riproducibilità tecnica, cioè non è più il quadro ma è la fotografia del quadro, quindi riproduzione in mille modi, si è fatta arte anche su questo. Ecco, in questo modo l'opera d'arte perde la sua aura, perde diciamo così quella singolarità, quella autenticità che dovrebbe essere propria dell'arte. E il discorso dovremmo fare anche per il sapere, cioè una volta che il sapere viene riprodotto in mille modi, in modi diversi, perde diciamo, la sua, in un certo senso la sua autenticità, perde il suo carattere unico, no? Perde l'aura. La pittura e la fotografia stanno tra di loro al limite come il libro e il computer, ma c'è di mezzo per esempio anche il cinema, c'è di mezzo il problema della massa, c'è di mezzo il problema della distrazione. Sono tutti termini che tra di loro possono entrare in conflitto oppure in un rapporto armonico se
il rapporto armonico, se facciamo attenzione a che cosa è il cinema. Quindi parlo di un qualche cosa che assolutamente appartiene all'esperienza di tutti noi. Il cinema proprio tradizionale, il cinema del cinematografo, è un momento attraverso cui la massa entra in un rapporto diverso con l'immagine di quanto non è, diciamo, nel rapporto che l'individuo ha di fronte all'opera d'arte, no? Vado in un museo, sto davanti al quadro, vedo quel quadro, mi isolo, no? Nel cinema invece sono di fronte a un qualche cosa che intanto che vedo in una collettività, anche quando non c'è la collettività la penso. Sto in questo rapporto collettivo di fronte a un qualche cosa che cambia continuamente. Sto dentro un apparato tecnico, no? Che mi incorpora, no? Quindi il cinema, cos'è che mi attira del cinema nel momento in cui seguo la storia? Diciamo, il meccanismo della identificazione. Io mi riconosco, cioè in quel momento io sono, diciamo, l'attore o l'attrice che sta facendo quella cosa lì. Partecipo di questa e quindi mi sdoppio, quindi costruisco un altro da me, entro in una dimensione dell'immaginario. Ecco, questa dimensione dell'immaginario, cioè io mi immagino di essere lui o lei e vivo quella dimensione, non è un impoverimento ma un arricchimento, perché poi di fatto io mi comporto come se quello l'avessi vissuto direttamente, ma infatti l'ho vissuta direttamente quell'esperienza. La mia generazione, sono abbastanza vecchio da poterlo dire, diciamo, è cresciuta più col cinema che non con altri strumenti, per quanto riguarda le, diciamo così, le condizioni materiali dell'esistenza, per esempio i modelli di comportamento, le espressioni, pure vestiti, cioè diciamo i codici generali di comportamento con l'altro. Ecco, questa è una cosa assolutamente importante, perché ha a che fare appunto con un'identità che noi tutti ci siamo dati, essendo venuti al mondo, diciamo, nella seconda metà del Novecento, attraverso appunto questa produzione di immaginario, il cinema, poi anche la televisione, ma il cinema soprattutto perché, come dire, è più collettivo, ma poi anche la televisione, via via, e poi la rete. Lì dentro noi ci siamo sdoppiati in mille modi, abbiamo acquisito mille identità, viene da dire subito, diciamo, anche la filosofia, la letteratura ha avuto a che fare con questa questione. E Pirandello, basta fare il nome di Pirandello, no? Cioè noi siamo mille identità non immaginarie con l'aspetto negativo dell'aggettivo, ma mille identità dentro l'immaginario, svolgiamo più ruoli, attraverso questi ruoli noi impariamo, abbiamo imparato, continuiamo ad imparare la vita. Naturalmente la lettura, il libro, la cultura scritta ferma è un'altra cosa, sono due cose diverse che però si intrecciano. La nostra identità oggi è sempre più un'identità anfibia, cioè da una parte determinata da un sapere fisso e fissato, la tradizione, da un'altra parte da un immaginario mobile, un sapere mobile che da una parte quindi il ruolo di una scrittura a stampa, che è proprio il simbolo, no, di ciò che permane, dall'altra parte invece il ruolo di un mix di immagini, suoni e operatività che sono appunto il simbolo appunto di un sapere in perenne trasformazione, ecco, dove appunto, ripeto, c'è il suono, c'è l'immagine, c'è l'operatività. Ecco, questa dimensione dell'immaginario nella scuola è entrata pochissimo, ci sta entrando adesso perché inevitabilmente col digitale quel mondo lì entra anche esplicitamente. Prima ci stava nella testa, nel corpo, nella sensibilità dei ragazzi e in parte anche di noi docenti, ma comunque era visto come un pericolo,
Oggi non possiamo più permetterci di dire che è un pericolo, perché è la realtà. Piuttosto dobbiamo fare uno sforzo per capire che rapporto ci può essere tra la tradizione di un sapere statico, anche positivamente statico, no? Qui sicuro, garantito, e invece un sapere che invece è dinamico, quindi ha problemi di garanzia aperta continua, no? Ecco. E non è un problema delle fake news, guardate, è una cosa molto, ma molto più complessa. È un problema che riguarda appunto il nostro corpo. Com'è che diventiamo intelligenti? Soltanto in modo cerebrale o anche con il corpo? Quindi risuonando, appunto, il suono, immergendoci in situazioni, operando, quindi il digitale è tutto questo, ci consente di associare alla cultura scritta, al valore pedagogico della cultura scritta e fissata, la dimensione di apertura rappresentata dall'immagine, soprattutto l'immagine in movimento, il suono, la dinamica del suono, pensate che è come il primo elemento di identificazione di noi stessi, cioè il bambino reagisce al suono prima ancora di nascere. Quindi ho qualcosa di assolutamente primordiale che fino alla fine dell'Ottocento era visto come qualcosa di divino, che invece dalla fine dell'Ottocento in poi è cominciato a essere catturato e riprodotto. Quindi non c'è nulla di più umano, no, del suono come elemento di identificazione, ecco, del suono, dell'elaborazione del suono. Oggi noi viviamo, diciamo, nell'universo sonoro. Quindi con questo tipo di ragionamento che propongo dobbiamo mettere in gioco, questo dicevo, giocare vuole anche dire mettere in gioco, alcune delle nostre convinzioni, cioè per esempio la convinzione che lì noi facciamo le cose giuste, perché è giusto che lui sappia queste cose qui e le sappia in questo modo qui. Sperimentare noi stessi, su di noi, il passaggio da un sapere univoco e disciplinato, quello che dicevo adesso, no? Devi sapere quelle cose lì, che sono quelle giuste, a un'idea di sapere proteiforme e complesso. La parola complesso va molto di moda, poi ci siamo tutti innamorati di Moren, che proponeva, tuttora propone, dall'alto dei suoi 102 anni, questo termine. Ma se lo prendiamo sul serio, il termine complesso è sì bello, la parola è sì bella, ma è terribile, perché ci fa cadere proprio quell'idea di sicurezza. Cioè l'idea che dato uno stimolo posso ottenere la risposta, fatta una domanda posso avere delle risposte univoche. Perché è della complessità il riconoscimento del fatto che qualunque risposta io possa dare ad una domanda mi apre delle altre, mettiamola così, mi apre delle altre domande. Cioè l'interrogativo non ha mai fine e quindi l'interrogazione non avrebbe mai fine. E anche se io faccio il test, comunque adotto una soluzione assolutamente artificiale, perché do per vera una risposta che, se fosse discussa, potrebbe risultare falsa, perché la risposta vera corrisponde ad un determinato contesto. Cioè, che dico sempre, faccio sempre questo esempio, che Roma possa che sia la capitale d'Italia è vera in un determinato contesto, ma in un altro contesto la capitale d'Italia può essere, ed è stata, Milano, contesto simbolico, no? O nel contesto storico Torino, ma soprattutto Firenze. No, Firenze è stata capitale d'Italia, quindi in quel contesto la risposta non è Roma potrebbe essere una risposta giusta in questi altri contesti. Quindi allora la mobilità del sapere è anche questo, anche il sapere scritto, per poter entrare in rapporto con la dimensione di mobilità che è propria oggi dell'antropologia, dovrebbe accettare l'idea del contesto. Uno dei limiti del libro di testo è appunto che non fornisce contesto, è solo testo, è tutto lì, no? Non si dice chi l'ha scritto, non si dice qual è il punto di vista che viene proposto, si dà tutto per oggettivo, cioè il sapere è tutto lì, ridotto ad una tavola. Invece quello che io propongo qui
è che ognuno di noi faccia uno sforzo per mettersi in gioco e fare un'esperienza proprio giocosa. Di che cosa? Del proprio gemello digitale, partendo dal fatto appunto che mi è piaciuto quel film, avrei voluto essere quello lì. E tutto sommato da quell'esperienza io sto imparando a comportarmi in un determinato modo, cioè praticamente quel film è entrato dentro di me. Pensate oggi l'effetto che fanno i serial così lunghi, che ormai praticamente come dire, sono delle esperienze di familiare. Alla fine, arrivati alla N ora, quei tizi lì diciamo, sono la nostra vita, no? E quindi da quei tizi, da quell'esperienza, io imparo chi sono, o imparo a contattare una delle molte mie identità, attraverso un'esperienza in un certo senso inconsapevole. Ecco, riflettiamo su questa esperienza rendendola consapevole, cioè cerchiamo di imparare a fare i conti col nostro gemello digitale, perché poi il problema del metaverso è appunto che questo gemello, che poi sono io perché è il mio, come dire, la mia immagine, quel gemello poi si muove, vive, partecipa, fa un'esperienza vicaria rispetto a me, ma attraverso la quale io imparo. Però sono io, è come andare al cinema e non vedere un attore in cui mi rifletto, ma entrare dentro lo schermo, che è e vivere poi quella realtà, e imparare attraverso quella realtà, che è un tema questo che già il cinema fin dall'inizio ha preso in considerazione, cioè lo spettatore che diventa attore, che entra dentro lo schermo, oppure l'attore che esce dallo schermo e va dallo spettatore. Viene in mente Woody Allen, no? Il film di Woody Allen, dove c'è appunto l'attore che esce dallo schermo e vive diciamo, con la spettatrice. C'è tutta una tradizione cinematografica dietro a questo schema, però è uno schema dal punto di vista culturale molto molto interessante, perché lo schema appunto dell'essere attori e autori della propria vita tramite l'immaginario, cioè del divenire nell'immaginario, quindi immaginario inteso come il repertorio delle esperienze riprodotte che sono realtà, anzi che sono più della realtà perché danno senso alla realtà. Andiamo avanti. Nel passato, già l'ho detto, ognuno di noi si è costruito uno o più gemelli digitali, al cinema, alla radio, con i periodici. Per esempio, dalla mia età io ho avuto il primo contatto, insomma, con un sapere immaginario, dell'immaginario in continua trasformazione, con i fumetti e dopo con i periodici, no? I periodici era per me la prima occasione di essere a contatto con la fotografia, con la gran quantità di fotografia che aveva un'autonomia rispetto allo scritto, no? Sono tutte esperienze di sapere mobile che appartengono queste alla preistoria del digitale. Cioè il fenomeno di cui sto parlando, cioè il nostro vivere l'immaginario, vivere nell'immaginario, vivere dell'immaginario, l'immaginario di massa, dove siamo massa e contemporaneamente singoli, è un'esperienza che ha a che fare con la crescita, ecco, della democrazia del sapere negli anni, dagli anni 50 agli anni 90, fino a che non esplode il digitale. Lì abbiamo come dire, fatto esperienza di quel sapere mobile che costituisce la preistoria del digitale. Il digitale, arrivando, non è che si è impadronito, diciamo, soltanto della lingua scritta, si è impadronito anche di tutto questo altro spazio, quello dell'immaginario, fatto di immagini, di suono, di operatività. Ecco, questa è la grande novità del digitale. Allora, noi che cosa abbiamo fatto? Abituandoci mano a mano al digitale, anche se poi facevamo discorsi terribili su quei rischi, eccetera, eccetera, poi di fatto invece stavamo lì dentro, piano piano, e attraverso la mail,
navigando la rete, poi qualcuno attraverso i social e attraverso i consumi. Cosa è avvenuto? Che siamo costruiti uno o più gemelli digitali, e questi gemelli individuali digitali sono stati via via individuati, no? E questi gemelli digitali, cioè il nostro, diciamo, contrappunto digitale, verranno invitati, già adesso vengono invitati a vivere e ad agire dentro il metaverso. Quindi nel metaverso noi troviamo il nostro gemello che fa un'esperienza che noi fisicamente non potremmo fare per ragioni materiali, anche per ragioni diciamo così, psicologiche. Quindi potrebbe essere, molto dipende da come verrà realizzato, un qualche cosa di estremamente importante proprio per le sorti dell'autoeducazione prima che dell'educazione. Però attenzione, occorre, per poter entrare dentro questa logica, fare uno sforzo, perché non tutto è così semplice come lo sto presentando. Ci sono in mezzo dei problemi, diciamo quasi di ontologia, di filosofia anche abbastanza complessa. E parto da questo esempio. L'altro giorno mi è arrivata una mail da parte di Amazon, che mi diceva, io sono dentro Prime ovviamente, e questa mi diceva: guarda che è uscito un libro, quindi un libro che ti può interessare. Amazon mi segnala, diciamo, testi che potrebbero, o film che potrebbero interessarmi. Ma quel libro era mio, era un libro di cui io sono autore. Allora, il problema è questo. Il fatto che lui segnali a Roberto Maragliano un libro di Roberto Maragliano mostra la stupidità o l'intelligenza di Amazon? La prima reazione è: quanto è stupido, segnala il libro all'autore. E invece no, l'opzione giusta è la seconda, perché Amazon non conosce me fisico, il mio io materiale, quel signore che adesso vi sta parlando. Oddio, anche qua se potremmo ragionare. Amazon è arrivato a conoscere il mio gemello al punto tale, se l'hai costruito al punto tale, e l'ha costruito in base al fatto che io frequento Amazon e segnalo evidentemente attraverso i miei acquisti alcuni elementi fondamentali della mia identità, è arrivato al punto tale che quel gemello coincide con me stesso. Dice: guarda che uno come te non può non prendere in considerazione un libro come questo. È tutto fatto in modo impersonale e quindi è terrificante. È bello e contemporaneamente terrificante, è un'intelligenza che mi conosce al punto tale tramite i miei fantasmi, da poter far coincidere il fantasma con la realtà. E tra l'altro è una realtà mica da poco, perché poi è una realtà che mi induce a fare dei movimenti economici, quindi acquistare, se non quel libro, comunque degli altri libri. Quindi mi sento in un qualche modo accerchiato da una intelligenza come fortemente intrusiva, ma non l'intelligenza che vede dove sono in questo momento, ma addirittura che sa chi sono, quali possono essere le mie proiezioni sul futuro. Infatti mi segnala acquisti futuri, fa delle ipotesi spesso anche giuste su quello che sono o su quello che vorrei, cioè un algoritmo che in un qualche modo mi identifica, no? Questo, ripeto, è molto comodo, è una cosa molto sicura e bella per certi aspetti, per altri aspetti pone dei problemi anche inquietanti, no? Questo controllo dell'algoritmo, di un algoritmo intelligente, di un'intelligenza così pervasiva, che spazi di libertà mi offre, guardate, non come singolo, ma in generale. Ecco, qui il problema è come l'Europa, gli Stati Uniti, l'Occidente si comporta di fronte alla pervasività di queste forme di intelligenza digitale e come invece si comporta l'Oriente. Questo
diciamo, il fondo del conflitto fortissimo, che non è soltanto di armi, un conflitto proprio di ideologia, di politica tra Occidente ed Oriente. Noi vogliamo essere, e per molti aspetti siamo, spazi di libertà e quindi di democrazia per l'esercizio di un'intelligenza collettiva e connettiva superiore all'intelligenza dei singoli. Però vogliamo che questo avvenga in libertà. Non possiamo accettare che venga gestito da aziende che tengono in mano tutto, questo problema politico. Però è anche vero che di là c'è un potere unico che controlla questa situazione, cioè tutta questa intelligenza che è molto evoluta, per certi aspetti anche più evoluta di quella dell'Occidente, perché tutti i cellulari che noi abbiamo vengono da lì, quell'intelligenza è tenuta sotto controllo, è uno strumento per controllare gli individui. Ecco, allora noi abbiamo un problema, sì, di produzione di eguaglianza, di realizzazione di uguaglianza come obiettivo fondamentale della cultura scolastica, però anche di libertà, di esercizio della libertà. E su quello decisamente difettiamo, perché la libertà è un elemento fondamentale di democrazia, capire quali sono i fondamenti della libertà, capire quali sono poi i limiti della libertà. Ecco, dobbiamo concettualizzare la libertà. Questo è un tema su cui converrà fare un ragionamento. Insomma, da quello che ho detto si dovrebbe ricavare questa indicazione, che nel metaverso già ci siamo e noi tutti ci stiamo dentro. Allora cerchiamo di pensarlo per bene, non farne appunto una questione di visori, di strumenti, di soldi, poi soprattutto in questo momento che soldi cominciano a circolare. Dobbiamo fare in primo luogo esperienza di questo mondo, cioè dobbiamo riflettere anche su quello che noi siamo, su quello che, come ho detto, il cinema, la televisione, la pubblicità, la stampa, diciamo, il suono, la musica, tutte le esperienze che noi facciamo ci hanno abituato a essere, cioè dobbiamo fare i conti con queste identità plurime, diciamo, di ciascuno di noi, perché lì c'è la chiave per una duttilità didattica che dobbiamo metterci nelle condizioni di gestire, in un rapporto aperto con i nostri ragazzi, aperto a che cosa? Aperto alla pattuizione educativa, cioè perché io non posso fare nulla di educativo se non conosco l'altro, se non entro in un rapporto di comunicazione con l'altro, quindi se non vengo a patti con l'altro. Io che sono nato in un tipo di realtà, l'altro che è nato in un altro tipo di realtà, non necessariamente abbiamo un linguaggio comune, ma dobbiamo pattuirlo in qualche linguaggio comune, senza, diciamo, partire dall'idea che io ho quello giusto e lui ha quello sbagliato. Ancora qualche minuto. Questo discorso, come ho provato a dire fin qui, ha a che fare soprattutto con la cultura. Quindi lasciamo perdere il problema dei consumi del dito, vediamo invece la cultura. Allora, vi dicevo, dovete fare un gioco. E il gioco io l'ho fatto, è un gioco in tre passi, adesso li presento molto molto sinteticamente, è un gioco che ognuno di voi può fare e che molti in questo momento stanno facendo, da 2 settimane stanno facendo, da quando è nato un giochino, chiamiamolo così, un giochino collettivo che sta coinvolgendo presso a poco 1 milione di individui in tutto il mondo, diciamo nel mondo occidentale, perché in quell'altro mondo questi giochi non li fanno. E in che cosa consiste questo gioco? Ve lo dico subito, la prima mossa è quella di entrare in questo, che bello, chatbot GPT, un chatbot di OpenAI. Ecco, adesso tutti dicono, alcuni diranno, lo so, altri invece diranno, ma che roba è? Che roba è? È un ambiente che presuppone, per entrarci, soltanto l'iscrizione, è un'iscrizione gratuita. Questa è di fatto una versione di prova, una versione beta,
del più popolare furbo degli ambienti di intelligenza artificiale oggi in circolazione nel mondo. Ce ne sono molti di ambienti di intelligenza artificiale, cioè di spazi dentro i quali io non soltanto vado a prendere dei materiali, delle conoscenze, ma vado a interagire con un colloquio, no? Come faccio con un altro umano, no? Cioè con un'altra intelligenza rappresentata da un individuo, io entro in un rapporto di colloquio. Secondo te come stanno queste cose? Io penso così, lui pensa cos'ha, eccetera, eccetera. Pensate invece che non ho a che fare con un individuo, ma ho a che fare con una realtà che assomma, diciamo, un po' tutte le intelligenze, e con quelle posso entrare in un rapporto colloquiale. E chatbot vuol dire appunto una macchina, un robot, no? Col quale posso chattare. Questa di OpenAI fatelo come volete, OpenIA, OpenAI a seconda se uno la vuole mettere in inglese o in italiana, è uno spazio di interazione con una intelligenza superiore alla mia, perché dovrebbe poter assommare tutte le intelligenze. Bene, che cosa ha fatto? Sono entrato nello spazio, parco giochi, lo interpreto appunto come un parco giochi, e lì ho coinvolto il mio gemello, chiedendo a questa intelligenza artificiale, a questo tutor intelligente, più intelligente di me, di completare un testo. E sono partito da un testo proprio assolutamente limitato, un testo striminzito in cui dicevo: quali sono le opportunità del metaverso e quali potrebbero essere le opportunità del metaverso nella chiave del pensiero di Roberto Maragliano? Quindi quel gemello là che lui in un qualche modo dovrebbe conoscere, perché ha attinto per anni da tutto il materiale che è stato prodotto. Tra l'altro posso parlare direttamente in italiano con questo OpenAI. Poi, questo gli ho chiesto due volte perché la prima risposta non mi piaceva, dopo qualche secondo gli ho posto la stessa cosa e lui ha cambiato. Dopo qualche secondo ha cambiato la risposta, mi è sembrata più interessante la seconda. Come avviene in un dialogo, dice: senti, non sono perfettamente d'accordo, chiarisci meglio, e lui l'ha chiarito. E poi sempre chiamando in causa il gemello, ho detto: senti, e secondo te, anzi secondo Roberto Maragliano, quali sono i rischi del metaverso? Allora forse a questo punto avete capito. Come terzo passo, io ho preso questo testo, quello che è venuto fuori da questa interrogazione, a questo completamento intelligente, e l'ho un po' adattato. Devo dire che per il 70% lo condividevo, per un 30% no, ho fatto alcuni tagli, alcune revisioni, ma sostanzialmente se fosse uscito a mio nome come un testo di, non avrei avuto nulla da ridire. Ecco, non avrei detto questo è stato rubato. Ci sono le mie idee, non sono come io l'ho espresse, però anzi avrei detto: bene, bravo, bravo che hai fatto questo, non hai copiato, hai rielaborato. Ecco. E quello che voi avete, quello che io ho presentato nelle prime due slide era esattamente il risultato di questo lavoro, cioè ho preso il testo dell'intelligenza artificiale, no? L'ho leggermente adattato e ve l'ho presentato. Ecco, questo è il tipo di esperienza che io vi propongo di fare. Entrate lì dentro, chiedete quello che vi interessa e giocate, ecco. Senza farvi spaventare dall'idea: allora i ragazzi faranno i compiti in questo modo. Potete anche invece che spaventarvi, potete anche essere contenti. Bene, allora ho questo aiuto per preparare la lezione, per preparare il mio intervento pubblico. Questa intelligenza che praticamente è come precipitato di una intelligenza oggi è visibile, diciamo, nel mondo, mi aiuta ad assumere
una posizione personale, no? Mi dà una base su cui io posso lavorare. Tutto questo allora pone delle grandi opportunità, ma di carattere generale, non opportunità da spendere domani mattina in classe, ma opportunità culturali, mentali, filosofiche, antropologiche. Qual è l'opportunità fondamentale? Che prestiamo attenzione alla dinamica della costruzione del sapere. Questa intelligenza collettiva, oggi materializzata nel fatto che io possa addirittura gratuitamente ragionarci assieme, perché mi può fare una poesia, mi può fare un tema, mi può fare una traduzione, mi può fare delle immagini, mi può tra un domani addirittura fare delle ispezioni di film in cui dico: senti, mi piacerebbe un film in cui c'è il personaggio principale che fa quella cosa lì, poi a un certo punto interviene e lui me lo fa. Cioè andiamo, anzi siamo probabilmente già in questo spazio, e allora dobbiamo capirla sta cosa. Che ci sto a fare con la formazione? Quale può essere il mio ruolo di fronte a questa situazione? Perché questa è la realtà. Allora la realtà è proprio quella di una inclusione dei comportamenti del singolo, anche di me singolo, dentro una prospettiva generale di condivisione dell'esperienza. Cioè con la prospettiva generale di condivisione dell'esperienza è questo sapere connettivo che connette me al mio fantasma, se volete, al mio gemello, e il gemello sta in rapporto con tutto il resto del mondo. Quindi questo discorso che io sto facendo, questa riflessione anche sul secondo Novecento, prima che su quelli che abbiamo così molto impropriamente chiamato mass media, pensando che era una omologazione, quando invece erano un motore di costruzione della pluralità e della complessità, diciamo, delle identità. Questo tema è nell'insieme uno strumento per sensibilizzarci al problema che oggi viviamo così drammaticamente, perché così deve essere, il problema della complessità, cioè che non ci sono soluzioni, ma c'è l'impegno a fare le cose, c'è l'impegno a pensarsi dentro le cose. E quindi tutto questo dovrebbe aiutarci a mettere a punto, in termini operativi, proprio questo, allora adesso parliamo di quotidianità, nel rapporto con i ragazzi, indipendentemente dall'età, perché questo vale con i bambini, ma ancor più vale con gli adolescenti, un rapporto diverso di scuola, stabilire con questo un rapporto diverso di scuola, che sia più coerente con la realtà dell'oggi, che è la condizione per la costruzione del domani. È chiaro che dentro la scuola io devo recuperare il meglio del passato, ma devo saperlo introdurre dentro questo spazio, devo riuscire a incanalarlo dentro questo spazio. Allora, deve essere la scuola un luogo di incontro tra il passato, il presente e proiezione sul futuro, ma lo fa e lo può fare soltanto acquisendo più linguaggi e non essendo e continuando a essere fondamentalmente solo la scuola del libro. Ma allora quegli altri linguaggi, non è un problema di DAD, devono essere dei linguaggi che vengono, quindi sono i linguaggi, diciamo così, della multimedialità extrascritturale, cioè quindi il suono, l'immagine, l'operatività. Devono essere linguaggi che io adotto, uso, sui quali con i quali interagisco per la loro specificità. Perché sono dei linguaggi oggi che hanno un livello di metaconoscenza, di metalinguistico, che prima invece non avevano. Il digitale gliel'ha dato. Cioè prima per riflettere sulla musica o per riflettere anche sulla lettura in voce, quindi un problema che riguarda il suono, io avevo il manuale, no? In cui mi si presentavano determinate regole, le attivavo, poi verificavo se le cose andavano. Oggi invece è diverso, perché oggi le regole le
tocco attraverso l'operatività, perché io posso registrare quella performance, la posso far ascoltare, la posso far giudicare da altri e poi posso intervenire su quella performance sonora. E questo intervento, il taglio, il cucito, l'attenuazione di alcuni parametri, la trasformazione di alcune cose, è proprio un esercizio di, come dire, metalinguistico, metaconoscitivo, cioè intervenire con la conoscenza della conoscenza. Ecco, la grande svolta del digitale è questa, il metaverso è uno dei passaggi, ecco, di questa svolta. È una svolta che ci porta, o ci dovrebbe portare, da una scuola della scrittura, della stampa, isolante e isolata, che poi non sta ottenendo i risultati che noi auspichiamo o auspicavamo potesse raggiungere, a una scuola invece della scrittura mondana, distratta, ma in senso positivo, cioè della scrittura anche più superficiale, pensate alle chat, pensate al forum, pensate alle mail, che però hanno delle regole, sono tutti luoghi dove ci sono delle regole. Una scrittura mondana che è desiderosa, ma soprattutto capace di interagire col suono, con l'immagine, con l'operatività, cioè con degli spazi mentali e corporei dentro i quali vige la logica dell'apertura. Cioè, mentre la scrittura ci porta ad una dimensione di significato detto, chiuso, identificabile, il suono, l'immagine, l'operatività ci fanno stare dentro situazioni aperte di significato, dove il significato viene pattuito, dove il significato viene confrontato, dove il significato diventa un'occasione di dialogo, di confronto, e dove quindi le intelligenze singole sono messe in gioco, non nel senso che poi tutti faranno la stessa cosa, ma nel senso che ognuno arriva a fare quella cosa lì attraverso una sensibilità sua, attraverso una enciclopedia sua, attraverso un'esperienza sua. Cioè, quello che io sto dicendo è portare il modello mentale operativo che noi abbiamo con i bambini, dei quali rispettiamo l'identità, portare questo modello qui ai livelli alti. Cioè fare la Montessori del liceo, fare la Montessori dell'università, cioè avere a che fare con degli individui che sono portatori di sensibilità diverse da quelle che continuiamo a rappresentarci e con i quali dobbiamo costruire, pattuire un nuovo modo di vivere il sapere. Siamo fortunati, diciamo, lo dico ironicamente, perché ci sono delle leggi che favoriscono l'autonomia, perché la libertà di insegnamento è comunque sancita dalla normativa. Quindi, per quale ragione io dentro la mia classe non posso, diciamo così, esercitare questo tipo di azione? Io penso che siamo tutti nel diritto di farlo, mettendoci gioco e giocando positivamente il mondo che si sta formando assieme ai nostri ragazzi. Ho finito, il completamento di questo mio ragionamento lo trovate, queste slide vi vengono fornite, immagino, io comunque ho modificato soltanto una piccola cosa, adesso comunque darò all'organizzazione la mia versione più recente, comunque quando lo avrete questo testo, potrete, queste slide, potete attivare il qui e vedrete come dire, la traccia di quello che mi ha dato OpenAI in risposta alle domande sulle domande sul metaverso e quindi potrete confrontare quelle che trovate lì e quelle che io ho riprodotto invece all'inizio di questa chiacchierata. Qui c'è pure c'è l'invito, insomma, a divertirci invece che spaventarci, e poi dopo ci spaventeremo, ma prima dobbiamo divertirci, altrimenti ci spaventiamo di una cosa che non sappiamo e che invece i ragazzi sanno.
E poi c'è una bibliografia che prevalentemente, guardate, è una bibliografia strana perché ha dei libri usciti adesso, ma i due fondativi della parte filosofica del tema che ho presentato sono uno del 1936 e l'altro del 1956, quindi che non hanno niente a che fare con il digitale, ma invece hanno a che fare con l'immaginario. Detto questo, vi ringrazio. Grazie, professore. Grazie, interessantissimo. Io sono andato subito a cercare, a fare le mie domande anch'io nella chat con la mia gemella digitale. Interessantissimo, veramente molto stimolante. E tanti spunti su cui riflettere. Allora, noi abbiamo raccolto un po' di domande nel Google Doc, intanto il mio collega ricondivide il Google Doc così chi vuole intanto può continuare. Le metto anche a lei, non so se vuole vedere nella chat, ci può andare direttamente anche lei. La vedo qua. Perfetto. Comunque ci sono già un bel po' di domande, se vuole le leggo io qualcuno oppure vuole guardare. Casomai no, se le leggerei, perché adesso non ovviamente lo spazio per la lettura è troppo limitato, quindi. Perfetto. Allora, valutando benefici e rischi, qual è la necessità di avere un mondo virtuale all'interno di un altro mondo reale? C'è il rischio che sia una moda di questo tempo, considerando che tutto sta andando in questa direzione, oppure è un passaggio come tanti altri ce ne sono stati e ce ne saranno nella storia? È facile dire sì, il rischio c'è, però è impossibile diciamo, evitarlo. Cioè, chi pone queste domande fa posta. No? Chi pone queste domande vive dentro questo mondo, allora è fondamentale che dentro questo mondo impari non a subirlo, a subirne le implicazioni, ma a gestirlo. E questo mondo cresce tramite noi, tra l'altro non possiamo neanche stare fuori di questo mondo, cioè questa intelligenza collettiva adesso ha avuto questa intelligenza artificiale, adesso ha avuto un esempio da parte di un'azienda, però di fatto prima ci aveva provato e certamente prima o poi riuscirà anche Google, no? E noi tutti siamo dentro Google, siamo Google, quindi noi diamo a Google buona parte, cioè tanta parte del nostro gemello è nelle mani di Google. Allora il problema non è evitare che Google utilizzi, ma evitare che Google utilizzi questo per ragioni politiche, no? Perché questo sta avvenendo in paesi dove non c'è democrazia e l'Europa, che da questo punto di vista cerca di essere più democratica degli Stati Uniti, sta ponendo alle grandi aziende, cioè Google per esempio, il problema. Dice no, cioè chi è detentore di quei dati? Cioè, quando tu fai posta, fornisci dei dati, non sei proprietario, proprietaria di quei dati. Allora, tutti i signori che in questo momento stanno facendo questo giochino, ovviamente arricchiscono di conoscenza OpenAI, no? Diventerà un'intelligenza sempre più intelligente. Del resto, traiamo dei risultati da questo, no? Cioè, per esempio, traduzione automatica, Google. 10 anni fa era ingestibile, adesso anche un esperto, diciamo, di una lingua parte dalla traduzione automatica perché è più facile poi lavorare, no? Perché è arrivato ad un livello accettabile, ovviamente non per i linguaggi specifici ma per il linguaggio standard, un livello, perché la gran massa utilizza il linguaggio standard, accettabile di traduzione, no? Allora, inevitabilmente, mentre tu utilizzi quel meccanismo, tu lo alimenti. No? Il mondo è questo. Il problema è poi questo: cosa avverrà quando ci verrà fatto pagare? Come possiamo impedire che ci venga fatto pagare? Cioè, un domani Google potrebbe dire: vi sto dando il mondo, no? Perché diciamo mezzo dollaro, mezzo euro per ogni studente. No? Perché così ha fatto con noi,
cioè tu hai fatto la posta, sei tenuto la posta, a un certo punto dice, beh, senti, oh, c'è una memoria così, non puoi tenere tutta sta roba, ci hai messo i film, ci hai messo, se vuoi, paghi un po' di memoria, ecco, paghi quello, ma è comunque sempre un pagamento inferiore alla gran quantità di cose che gli dà. Il problema è, poi quelle cose lì che tu gli dai, non sono cose tue, e questo è il vero problema, non il fatto che ti fa pagare, magari si facesse pagare però le cose fossero nostre. Io per anni mi sono battuto per fare dei sistemi aperti, non hanno avuto successo zero, meno che zero, perché erano i tempi in cui tutti dicevano il computer, le cose male, e poi facevano posta. E poi facevano posta con Google. E ora vai a dire, guarda che in questo modo tu stai dando questi dati, ti sembrano che sono tuoi, non sono tuoi. Ma io stesso sto dentro Amazon e fin dall'inizio ho detto, vabbè, accettiamo perché lui mi dà più cose di quante io. Il vero problema però non è tanto l'aspetto economico, è che un giorno Amazon potrebbe utilizzare questi dati per ragioni politiche, quindi per ridurre. È già avvenuto questo. Ricordate? Negli Stati Uniti un presidente della Repubblica è stato censurato. Quindi vedete, adesso, indipendentemente da quello che uno crede, evidentemente questi dati possono essere utilizzati anche per ragioni politiche, no? E allora il problema è, non è tanto impedire che questo avvenga, è favorire la dimensione della democrazia. Allora la democrazia è la democrazia del sapere. Tutto ha diritto di stare. Tutto ha diritto, purché noi abbiamo un controllo democratico, diciamo, di questi meccanismi. E il controllo democratico ce lo costruiamo partecipando, stando dentro, perché se vogliamo stare fuori, comunque stiamo dentro. Sarebbe tanto da ripartire tutto un nuovo discorso, ogni spunto ne apre altri. Allora, vado avanti con le domande. Valutando benefici e rischi, qual è la necessità di avere un mondo virtuale? No, questa era quella, scusate. Allora, volendo proseguire il suo discorso sul cinema, possiamo concettualizzare il metaverso come un ambiente virtuale in cui narriamo storie vivendole, nel senso che siamo tutti attori in una sceneggiatura collettiva e spontanea? Sì, direi di sì, cioè soprattutto è la congiunzione di due aspetti che fin qui abbiamo vissuto come appartenenti a due universi scientifici diversi. L'aspetto della modellizzazione e quindi del numero che appartiene al mondo delle scienze cosiddette dure, no? E il mondo della narrazione, del racconto che appartiene alle scienze cosiddette morbide, cioè le scienze umane rispetto alle scienze naturali e tecniche, no? Ecco, il metaverso, ma complessivamente la rivoluzione digitale, la rete, sono una feconda integrazione tra queste due dimensioni, perché nel metaverso, così come avviene, diciamo, nel film di Woody Allen, io vivo una realtà. Cioè vivo una realtà surrettizia, una realtà in cui l'immaginario diventa, come dire, vissuto. Cioè, la vivo direttamente. E attraverso questa situazione io imparo. Cioè, il problema non è che io gli devo riprodurre la situazione attuale. No? Devo fare ciò che non è possibile fare nel mondo fisico. Cioè, per esempio i laboratori. Noi abbiamo delle scuole, discorso abbastanza noto, no? Abbiamo delle scuole inadeguate al sapere così come dovrebbe essere oggi, perché sono tutte costruite sul modello aula. Scuole con pochissimi laboratori e quando ci sono costruiti per tipi di attività che oggi non esistono più o comunque esistono ma in modo diverso. Ecco, attraverso il metaverso, un metaverso pensato, guardate bene, non all'americana, dove c'è un datore, un fornitore di metaverso valido per tutti,
no? Come si sta cercando di fare, ma metaverso pensato come soluzione tecnologica per fare degli spazi adeguati nei vari settori, il metaverso dell'educazione, il metaverso del settore giuridico, il metaverso eccetera eccetera. Ecco, allora in questi metaversi, in particolare nel metaverso educativo, io vado a, come dire, rimodulare anche l'esperienza quotidiana della scuola. Costruisco, mi costruiranno, partecipo io alla costruzione di, non posso pretendere che siano gli editori, ci vuole proprio anche un movimento dal basso, costruisco degli spazi virtuali dentro i quali posso fare quell'attività di tipo laboratoriale che invece nella scuola non è possibile fare, nella scuola fisica, no? Per esempio, ma questa è una cosa che già facciamo, chi lo vuole fare, la condivisione degli spazi di scrittura. Cioè scrivere assieme è un qualche cosa che nel mondo fisico non può essere fatto. Tre persone, tre ragazzi insieme al docente oppure anche senza docente che costruiscono un testo è una cosa che si può fare soltanto con il digitale. Questo lo sto dicendo da non so quanti anni. Non lo riuscirei mai a farlo fisico. Il digitale ha per alcuni aspetti del più e non del meno rispetto al mondo, il mondo fisico. Altrimenti non capiremmo com'è che ci siamo così affezionati al digitale, pur dicendo ah, pericoloso, pericoloso, però ci stiamo dentro. Diciamo sempre ai ragazzi, ah, vogliamo dargli il cellulare, ma prova te a vivere senza cellulare. Ok, passo un'altra domanda. Qualcuno chiedeva una delucidazione, dice non riesco a comprendere la differenza tra la fruizione dell'arte statica a quadro e del film Movimento Suono Azioni. Non è possibile immaginare se stessi anche partendo da un'immagine che ci porta in un'altra epoca, altri costumi e contesti? Sì, certo, però è proprio l'apparato, io riflettevo sull'apparato, cioè il fatto che io vado al Louvre e vedo la Gioconda. No? A parte che la vedo con gente che mi spinge, che dice vai via delle varie lingue, no? Però sono di fronte a una dimensione di autentico. In un qualche senso io posso entrare nell'immagine, se riesco a fare il vuoto, se riesco a rispettare, no, questa aura, questa dimensione auratica, e soprattutto se faccio adeguate letture, no? Se studio la critica, lo sfondo storico, cioè mi preparo a questo rapporto diretto con l'opera, quindi mi fisso sull'opera. Ecco, l'esperienza invece di quel quadro lì riprodotto mi dà un rapporto di distrazione con l'opera, no? Perché la vivo insieme a tante altre opere, quindi la omologo a tante altre, ma questa omologazione, questa distrazione dell'autenticità rientra in un altro tipo di logica che se adotto la dimensione della connessione, no? Me la fa rivedere, me la fa rinascere, me la fa acquisire altre dimensioni che invece in un rapporto diciamo auratico questa non avrebbe. È un'altra dimensione. Ecco, la riproduzione tecnica, diciamo, dell'opera d'arte, così come la riproduzione tecnica del sapere, non è un'omologazione, ma è una trasformazione di quel sapere. Una trasformazione. Omologazione non vuol dire allora tutti hanno la Gioconda, perché la Gioconda è solo la Gioconda autentica, ma questo è un rapporto di tipo specialistico, no? Andare lì per farsi la fotografia di io che vedo la Gioconda, vabbè, è una moda, ma di fatto non aggiunge nulla alla comprensione dell'opera. Il fatto invece che io me la ritrovo sul giornale accanto a delle altre cose aumenta la comprensione collettiva e connettiva dell'opera, non è una diminuzione, è un aumento di senso
in un'altra prospettiva. Sono due prospettive diverse. Il problema della scuola è tutto fermo alla prima prospettiva, invece la scuola deve poter adottare anche la seconda. È per questo che poi abbiamo difficoltà a capire i ragazzi, che i ragazzi stanno tutti in questa seconda prospettiva e noi invece siamo tutti dentro la prima prospettiva. Facciamo ancora la scuola per come l'ha pensata nel 1860 il barone Casati. E quella ancora è la scuola. Se lui venisse qui, la troverebbe sostanzialmente uguale, con il fatto che l'unica differenza, certo, non ci sono più quei banchi, però sono di poco cambiati, con l'unica differenza che i ragazzi, ognuno dei ragazzi, che adesso sono vestiti in modo diverso di allora, in tasca c'ha un cellulare. E questo cambia enormemente il mondo. Allora, c'è una domanda curiosa, dice Daniele, l'empatia si può allenare nel metaverso? Si può fare esperienza empatica nel metaverso? Accidenti, perché al cinema non facciamo continuamente esperienza empatica, anzi si può dire che praticamente al cinema uno fa, al cinema, cioè di fronte all'immagine cinematografica, uno fa sostanzialmente un'esperienza empatica. Ok, poi c'era una domanda che in realtà era un commento piuttosto lungo. Potrei dirvi che non ho mai amato nessuna donna come Alida Valli in senso. Va bene? Tanto perché fa parte della mia età, ecco. Diciamo, c'era un commento che era troppo lungo, quindi non riesco a sintetizzarglielo, però diciamo che era un po' contrario all'introduzione di tematiche del genere a scuola, in quanto c'è già troppo digitale a scuola. Dice, come si può introdurre il concetto di intelligenza artificiale a scuola? Un modello finto simile ad un avatar artificiale, quando più che mai oggi i ragazzi continuano a manifestare profondi disagi, traumi, eccetera eccetera. Quindi insomma un polemico che esistiamo, che siamo in presenza di situazioni traumatiche, e mica posso negarlo, anzi sono preoccupato esattamente tanto quanto voi, però penso che anche il trauma sia derivi dal fatto che loro sentono una dissociazione tra il desiderio e la realtà. Noi abbiamo una società che li rende molto desideranti e contemporaneamente però tradisce questi desideri. E allora è evidente che dobbiamo agire proprio sui nervi fondamentali, sulla nervatura fondamentale di questa società. È un problema che riguarda il lavoro, è un problema che riguarda lo svago, è un problema che riguarda la cultura, è un problema sostanziale che riguarda la politica. Cioè la scuola va ripensata, però non possiamo illuderci che un domani arrivi un cambiamento totale. Ognuno di noi deve contribuire a ripensare la scuola, quello che fa a scuola, quotidianamente. Un'altra domanda diceva, i ragazzi spesso costruiscono su Instagram più profili, uno pubblico, magari uno accessibile ai genitori, e uno privato nascosto, che è diverso da quello pubblico. Sono due fantasmi diversi. Come verranno rielaborati dall'intelligenza artificiale? Infatti questo è veramente un bel problema, interessante, ma tutti noi viviamo questa realtà di sdoppiamento, no? Quando fai un selfie, quando scrivi una mail, selfie sapendo che poi questo può girare, o quando stai in Facebook, partecipi a questo processo di autocostruzione di un modello. No? Ma lo facevamo anche prima, lo faceva il letterato, no? Che nello scrivere il romanzo, nello scrivere la poesia, diciamo, si sdoppiava, non è che l'io che lui rappresentava nel romanzo era lui materiale, no? La diffusione appunto della fotografia, quindi un fenomeno, fotografia familiare, la fotografia individuale, è un fenomeno che comincia col Novecento, è proprio l'inizio, diciamo, di questa moltiplicazione degli sdoppiamenti. Però noi ormai siamo da un secolo dentro quel mondo lì. È questo che dobbiamo prenderne atto. C'è stata una svolta tra fine 800 e inizio del 900. Il mondo è profondamente cambiato da quando ha cominciato a catturare le immagini, a trasformarle in immagini mobili e a introdurre il suono, a riprodurre il suono. Questo è un mondo cambiato. Siamo entrati dentro una logica immersiva più forte della logica astrattiva, cioè si è creata una intelligenza collettiva attraverso l'immaginario, in senso lato, quindi l'immersione dentro immagini, suoni, eccetera, eccetera.
di valore più forte, diciamo, della tradizione scritta, più forte, perché ha creato molta più democrazia. Non ditemi che la costruzione dell'identità, cioè tutto il tema della differenza, anche della differenza sessuale, è nato perché c'è stato un incremento, diciamo, della cultura scolastica. No, la cultura scolastica ha potuto godere di una trasformazione che è avvenuta a che cosa? Attraverso la narrazione collettiva. Cioè, noi tutti abbiamo imparato a sensibilizzarci a certi argomenti proprio a quegli argomenti lì, che poi sono diventati quelli dell'identità femminile. Non possiamo negarlo, attraverso il cinema, perfino attraverso i fotoromanzi. C'è una domanda a cui, cioè, si chiede... Noi tutti, intendo i più anziani, ovviamente. Se ci sono degli ambienti intuitivi, dice, che hanno provato la piattaforma virtuale Edmodo del MIUR, ma con difficoltà, se ci sono limitazioni tecniche. Potrei sapere se ci sono altre piattaforme per il metaverso più intuitive e di facile accesso? Per ora direi che possiamo sospendere il giudizio, perché e lo stanno sospendendo un po' tutti, a cominciare da Facebook. Approfittiamo del momento che è ancora un mito per pensare quello dove siamo. Infatti la mia tesi è: nel metaverso già ci siamo, perché comunque i presupposti culturali del metaverso già li abbiamo, è un secolo, insomma, che noi stiamo nel metaverso, però dobbiamo riuscire a pensarlo. Cioè, dobbiamo riuscire a pensare che tutto ciò che fino a ieri ci siamo rappresentati come il consumo, no? Quindi tutto il negativo, è invece il luogo dentro il quale noi abbiamo costruito le nostre identità attuali. È stata non l'industria del consenso, ma l'industria della identificazione e della costruzione dell'identità, cioè quello che noi abbiamo vissuto attraverso il cinema, attraverso la televisione, attraverso la pubblicità, attraverso questo mondo dell'immaginario. Oggi questo mondo diventa addirittura uno spazio, diventerà uno spazio da abitare. Per quanto riguarda la scuola, per logiche di impegno di tipo laboratoriale. Andremo là dentro per fare delle cose, per toccare delle cose. Sarà ovviamente il nostro gemello che farà quello, ma poi a imparare sarò io tramite il mio gemello. Ecco, ma attenzione, io vado un po' con cautela, perché non vorrei che capitasse quello che ci è capitato, che cioè i pionieri si impossessano dello strumento facendo fare allo strumento le cose che prima faceva lo strumento di prima. Allora, questi pionieri cosa fanno poi alla fine? Verranno poi uccisi da chi arriverà più forte. No? Quindi attenzione, un pochettino di calma, cerchiamo di arrivarci con una concettualizzazione adeguata, altrimenti faremo la fine della DAD, cioè hai trasferito meccanicamente una didattica meccanica dentro una tecnologia troppo intelligente per sopportare una didattica meccanica. Questa è la mia tesi. Naturalmente so che non siete d'accordo, almeno molti non saranno d'accordo, però è così. Cioè, noi dobbiamo riuscire a far saltare dentro noi stessi l'idea di una tecnologia meccanica, cioè una didattica intesa come tecnologia meccanica, cosa che ovviamente nessuno di voi farà, però insomma, il collega che dice per domani studiate da e poi facciamo il test, quella è la tecnica meccanica, cioè il fatto che tutti devono arrivare a un determinato risultato facendo la stessa strada. Ecco, questo va fatto saltare, perché il Novecento, non il 2000, il Novecento ha messo in crisi questo tipo di impostazione, poiché alcune scuole l'abbiano recuperato, e che per esempio la scuola cosiddetta primaria l'abbia recuperato questa dimensione, la scuola secondaria di primo grado l'abbia
limitatamente acquisita questa dimensione, e invece la scuola secondaria e secondo grado faccia enormi difficoltà ancora ad acquisirla, beh, questo è un problema su cui dobbiamo interrogarci, smettendo di parlare soltanto di valutazione. Perfetto, io le domande in realtà ce ne sono ancora tante, però abbiamo già sforato di quasi un quarto d'ora, direi che possiamo concludere qui, anche perché gli spunti poi sono tantissimi e vanno veramente in ogni direzione, quindi anzi io invito molti versi. In molti versi. Esatto, in molti versi. E quindi magari, non so se vuole concludere con una, qualcuno lo chiedeva, una definizione di metaverso e di sapere collegato al concetto di metaverso. Se magari questa può essere un'ultima domanda, poi chiudiamo. Ma la definizione è ancora un po' quella che era stata messa all'inizio, no? Che è quella che mi è venuta appunto dall'intelligenza collettiva, dall'intelligenza artificiale, no? È uno spazio dentro il quale noi possiamo sperimentare situazioni, interazioni, costruzioni altrimenti non realizzabili nel mondo fisico, attraverso le quali possiamo arricchire il nostro sapere, esattamente come avviene in tutte le situazioni di virtualizzazione, diciamo così, del reale. Anche quando leggiamo un romanzo, non entriamo in contatto con Don Chisciotte individuo, ma entriamo in contatto appunto con un modello, no? Però entriamo in contatto con una narrazione. Allora, il bello del futuro, no, del metaverso, sarà appunto che questa esperienza io la posso fare in chiave narrativa, cioè stare lì dentro, no, nel tempo. No, non è un qualche cosa di astratto e definito, ma è un qualche cosa che è legato appunto alla dimensione del tempo, della costruzione, dell'interazione con l'altro, della riorganizzazione continua dello spazio. Ecco, un sapere mobile, ecco, questo è l'elemento fondamentale, un sapere musicale, ecco, nel senso metaforico, no? Che ti fa vivere, ecco, un sapere che è più vicino alla tua parte biologica che non a quella fisica. Perfetto, grazie mille. Niente, siamo stati oltre 800, quindi seguitissima la lezione, la ringrazio. Grazie. E spero ci possiamo ritrovare magari nel prossimo anno per continuare con la nuova versione delle slide, di modo che se perfetto. Chi vuole le può, lo mandiamo qui e voi le mettete a disposizione. Noi mettiamo a disposizione sul nostro sito e mandiamo a tutti il link, quindi non vi preoccupate, avrete tutto. Io ringrazio ancora il professore, il dottor Vespoli, se è ancora con noi, se vuole fare un saluto. Sì, grazie, complimenti professore, grazie, interessantissimo veramente, grazie a tutti. Grazie a lei e a tutti. Buonasera e buon fine anno a questo punto. Anche a voi tutti, buon fine anno. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.